Ciao a tutti, sono Veronica Mariano e mi occuperò una volta al mese di curare questa rubrica dal titolo Ti racconto il lavoro. Vi racconterò come trarre importanti spunti di carriera dalle serie TV più cool del momento, dai libri da Oscar e dai cartoni animati che tutti noi abbiamo nel cuore. In particolare oggi vi riporto una delle serie TV più chiacchierate del momento, inerente alla comunità di San Patrignano, prima comunità per tossicodipendenti nata in Italia nel 1974, fondata e portata avanti da Vincenzo Muccioli. Ci occuperemo di analizzare i pro e i contro di San Patrignano, vedendolo un po' come un modello organizzativo per capire quali sono gli spunti applicabili o non applicabili all'interno delle aziende odierne. Se dovessimo basarci sugli aspetti positivi, è evidente come Muccioli, almeno apparentemente, cerchi di fondare i rapporti con tutti i membri sulla fiducia, ricerca la delega, la responsabilizzazione, e anche coloro che entrano svolgendo le attività più semplici, più basilari, hanno possibilità effettiva di crescita, diventando per esempio il braccio destro del fondatore, e questo li fa sentire orgogliosi, li fa sentire utili all'interno della comunità. D'altra parte però abbiamo anche un po' i punti oscuri, i dark side che emergono nel corso della serie. Effettivamente vi è un forte attaccamento, una forte dipendenza alla figura del leader e una mancata possibilità di migliorare il modello fondante della comunità e di poter crescere insieme. Questo è quello che anche a volte accade all'interno delle organizzazioni, in quanto da un lato si promuove la fiducia, d'altra parte però si confonde un po' i collaboratori, non includendoli effettivamente per esempio all'interno di progetti, non dando loro spazio di esprimere le proprie idee, il proprio senso di innovazione e la propria creatività. E questo in realtà è un peccato, perché siamo tutti portatori di innovazione e questo aspetto potrebbe rendere le organizzazioni ancora più competitive all'interno di un mercato che cambia continuamente. Questi sono un po' i miei spunti tratti dalla serie, adesso mi farebbe piacere sapere anche i vostri per rendere questa rubrica quanto più interattiva possibile. Ciao a tutti!